lasciamo, lo sanno tutti, ma che è sposata, che è una bambina bellissima, e basta, si può fare il cascamorto, e poi perdonami Giorgino, sì. Vogliamo mettere una vera attrice impegnata di grande spessore? Chi ti fa volare? Chi ti fa volare sulle ali dell'arte? Soltanto io con Chekhov, il gabbiano. Chekhov, adesso perché, ecco. Perché avete detto di aver baciato la terra su cui ero passata? Bisogna uccidermi invece. Io sono un gabbiano. No, sono un'attrice, ma certo, io sono un gabbiano. No, te tu sei una fornacchia, ma che gabbiano? Ma poi scusa! Ma che gabbiano? Ma cosa vuoi? Ma ora che sei? Ma cosa vuoi tu a umiliare un ospite che non sa fa nulla e che non ma sa fare? Ma come non sa fa nulla? E questa ex modella? Non ha un minimo di cultura! Ma ex modella? Ma perché modella? Ho sentito, poi Chekhov, scusatemi un attimo, ma Chekhov ormai non fa notizie, è abbastanza commerciale. Chekhov è... approfondire! Parliamo di Lermontov. Parliamo di Putin, per esempio. Ma che Putin? Sentite qua, я вас любил. Любовь еще, быть может, в душе моей угасла не совсем. Но пусть она вас больше не тревожит. Я не хочу печалить вас ничем, non solo di stomaco, ma con importa salì. Ragazzi, scusate, io però due intellettuali in una sera sono un diretto. Giorgino, non mi dire, che non ho capito, ma ora si mette a fare l'intellettuale anche lei, siamo a posto. Ma che siamo di una donna anche stiamo. Andiamo a fare il gioco del cannone. Giorgino, ti vuoi sparare? No, ti mi vorrei sparare. Ma che idea, dai, spariamolo un attimo. Facciamo il gioco del cannone. Pronti con il gioco del cannone. Camilla, sforza! La stessa prudenza del palazzo. Eccola! Buonasera! Guardatevi un microfono, come si chiama? Barbara. Barbara, di dov'è Barbara? Dimola. Dimola, quindi un pochino più lontana. È venuta a macchina qua, come si è piazzata. Vabbè, si fa per fare un battuto. Bene, lei ha il suo biglietto. Giorgino, te ne perdi una, sei terribile. Sì. Senti, prima di tutto dobbiamo ricordare che a casa... Mi presento il gabbiano di Chekhov, bella. Di Chekhov. Signora Barbara, ricordiamo a casa che giochiamo con colore arancioni e... Sì. Pronto. 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 Pronto, buonasera. Buonasera, come si chiama? Carmen. Da dove chiama? Dalla provincia di Napoli. Che lavoro fa? Segretaria. Di che? Di che cosa? Di un ufficio. Bene, quindi una concittadina di Tosca. Sì. Dove abita? Dove abita precisamente? Provincia di Napoli. Lì all'edicola a destra? Lola. Allora, abbiamo... Prima di tutto dobbiamo dare una notizia. Dopo Peppinello di capo a Tosca di Nola, va. Dobbiamo dare una notizia, Giorgino, la signora notizia. Carmen. Vieni con me, sì. Vieni con me. Signora Carmen, lei con questa telefonata ha vinto 100.000. 100.000 euro! 100.000 euro! 400.000 euro! Signora Carmen, che cosa ha in cima al biglietto? Quale simbolino? Quale personaggio di Giorgino Panariello? Mario Bellino! Sarà per un'altra volta! Esatto, brava Natascia, comunque Natascia, spesa un vestitino tanto così per fare la serata, eh? Sì, qualcosa è da fare la spesa. Vogliamo salutare la signora Carmen? Bene, salutiamo la signora Carmen, arrivederci! Grazie a Napoli! Napoli, mi venivo a cantare subito. Senti, ma lei che deve fare? Come deve fare? Che bella prova generale! Signora Barbara verrà accompagnata dalla bella Camilla! A casa proprio, no? 100.000 euro, scusami! Mi sembra interessante! Un applauso, veramente, grazie! Ragazze, per favore, vi accomodate un attimo là, perché certo, io adesso... Fastidio? No, sì, un pochino sì, ma non a me.